coroncina del mese di maggio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Con la prima preghiera si domanda a Maria il Santo Amore. Eccoci ai tuoi piedi, Santissima Vergine, noi tuoi figli, che desiderosi di presentarti in questi giorni un particolare ossequio, corriamo a te e, umiliati alla tua presenza, ti offriamo questo piccolo omaggio. Accettalo, o Santissima Madre, ed ascolta la preghiera dei tuoi devoti, i quali ti supplicano a voler concedere il tuo santo amore. Infiamma i nostri cuori di questo sacro fuoco, affinché possiamo degnamente lodarti e benedirti, non solo in questi giorni, ma in tutto il tempo della nostra vita, onde poi goderti nella gloria del Santo Paradiso. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Volgi, o pietosa Vergine, ai tuoi figli uno sguardo, l'alma ferisci, infiammaci d'un tuo amoroso dardo. Tu nostra mente illumina, splenda su noi un tuo raggio, prima che spiri il maggio, nostr'alma tua sarà. Con la seconda preghiera si domanda a Maria la fortezza nella fede. Maria Santissima, il vedere come ai nostri giorni tante povere anime ingannate dalle insidie del demonio corrono precipitose dietro le tenebre dell'errore, abbandonando il lume della vera fede, ci affligge tanto, molto più vediamo trafitto il tuo cuore e squarciato il seno della Chiesa, sposa del tuo divin figlio. Mentre dunque ci impegniamo a compensare in questo mese gli oltraggi dei peccatori, ti preghiamo ancora a mantenerci fermi nella fede, a darci forza e coraggio nel difenderla, e ti supplichiamo a ricondurre nella retta via tanti figli traviati, affinché, camminando al lume della vera fede, possano amarti in questa vita e poi goderti nell'altra insieme al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tu che di Averno il demone calchi col santo piede, forza, coraggio e impetraci nel sostener la fede. Tu nostra mente illumina, splenda su noi un tuo raggio,
prima che spiri il maggio, nostr'alma tua sarà. Con la terza preghiera si domanda a Maria il perdono dei peccati. Maria Santissima, rifugio dei peccatori, noi, miseri figli d'Adamo, dando uno sguardo alla nostra vita passata, la troviamo macchiata di tante colpe che hanno angustiato la tua benedetta anima e rinnovata la passione del tuo figlio Gesù. Noi le detestiamo nuovamente, Maria Santissima, e proponiamo con tutto il cuore di non offenderlo mai più. Ottienici dunque, potentissima nostra avvocata, dal tuo figlio, un continuo dolore dei nostri peccati, la grazia di non più peccare e la perseveranza nel tuo santo servizio. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. La colpa di noi miseri il Cristo al tronco appese, deh ci conceda l'umile dolor di tante offese. Tu nostra mente illumina, splenda su noi un tuo raggio, prima che spiri il maggio, nostr'alma tua sarà. Madre Santissima, Regina del cielo e della terra, accetta oggi il fioretto che i tuoi figli ti offrono come pegno dell'amore che nutrono verso di te. È vero, Santissima Vergine, che il dono è assai meschino, ma qualunque esso sia, siamo sicuri che tu lo accetterai, perché tu sei madre dell'umanità e non disdegni il ricevere anche l'umile fiorellino del campo. Ma è possibile che noi ci partiremo da te lasciandoti così il piccolo dono? Ah no, affettuosissima Madre nostra, non ci allontaneremo oggi dai tuoi piedi se prima non ti chiederemo un'offerta che sia degna di te. Noi abbiamo un cuore che tende sempre ad amare e cerca un oggetto che possa saziarlo. Se il nostro cuore gusterà le delizie del tuo santo amore, oh, certo, non avrà più nulla da desiderare. Tu ci domandi questo cuore, tu lo vuoi, eccolo nelle tue mani. Accettalo, santificalo, riscaldalo col fuoco del tuo santo amore, innamoralo tutto di te. Ma sai, o Vergine Santissima, questo cuore che noi ti offriamo non è ancora totalmente distaccato dall'amore alle creature. Esso ha qualche piccolo attaccamento alle cose terrene, però oggi che l'abbiamo donato a te, deve essere tutta opera tua allontanarlo da qualunque affetto terreno che potrebbe impedire a noi l'acquisto di quelle sante virtù che un giorno dovranno condurci nella gloria del Santo Paradiso, ove ti potremo amare e godere insieme agli angeli per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché diventiamo degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Onnipotente ed eterno Dio, che con la cooperazione dello Spirito Santo preparasti il corpo e l'anima della gloriosa Vergine Maria, affinché meritasse di divenire degna abitazione del tuo Figlio, concedici, per la pia intercessione di colei della cui commemorazione ci allietiamo,
di essere liberati dai mali che ci minacciano e dalla morte eterna. Te lo chiediamo per lo stesso Cristo Signore nostro. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.